Vediamo anche adesso di rispondere ad alcune domande circa la contraccezione d'emergenza. Abbiamo visto che vi sono più metodi, quindi innanzitutto la prima domanda è: quale metodo scegliamo? Se il rapporto è avvenuto nelle 72 ore precedenti, tutti e tre questi tipi di metodi sono ugualmente efficaci. Mentre se il rapporto è avvenuto dalle 72 alle 120 ore precedenti, la nostra scelta deve limitarsi o al dispositivo intrauterino o all'utilizzo dell'Uliprystal acetato. Quali effetti collaterali si può aspettare la donna che assume una contraccezione di emergenza? Diciamo che la maggior parte delle donne che fa uso di una contraccezione di emergenza di tipo ormonale non lamenta sintomi importanti. Nausea, cefalea e emicrania possono a volte comparire, ma sono in genere modeste e autolimitanti. Il ciclo successivo può avvenire regolarmente, anticipare o ritardare di qualche giorno e possono comparire alcuni sanguinamenti anomali. Per quanto riguarda invece l'inserimento del dispositivo intrauterino, gli effetti collaterali sono gli stessi dell'inserimento del dispositivo intrauterino come contraccezione routinaria, quindi si possono avere dei disturbi nell'inserimento, rischio di espulsione, mestruazioni più abbondanti o più dolorose. La cosa importante da ricordare è che se la donna non ha il ciclo mestruale, diciamo entro 3 settimane dall'assunzione del metodo di contraccezione d'emergenza, o comunque un ritardo di più di 7 giorni rispetto al periodo in cui prevedeva l'arrivo del ciclo, è sempre bene effettuare un test di gravidanza, perché comunque qualunque metodo di contraccezione d'emergenza non raggiunge l'efficacia del 100%. Cosa deve fare una donna se vomita dopo una contraccezione d'emergenza? Nella rara ipotesi che una donna possa vomitare entro 2 ore dall'assunzione delle levonorgestrel o 3 ore dopo l'assunzione dell'Uliprystal acetato, è consigliabile alla donna o ripetere la contraccezione di tipo ormonale oppure passare all'inserimento del dispositivo intrauterino. Sono necessari degli esami prima e dopo la somministrazione della contraccezione? Allora, prima di assumere sia una contraccezione ormonale o l'inserimento di un dispositivo intrauterino, non sono necessari esami particolari se non un'accurata anamnesi della paziente. Ugualmente non sono richiesti degli esami routinari dopo l'assunzione della contraccezione ormonale, che non sia il test di gravidanza in caso di ritardo della mestruazione. È importante anche informare la donna che dopo l'assunzione della contraccezione d'emergenza deve comunque utilizzare un metodo contraccettivo per i rapporti sessuali successivi nello stesso ciclo, in quanto la contraccezione d'emergenza non sarà in grado di agire su rapporti che avvengono successivamente alla sua assunzione. Nel caso dell'utilizzo del dispositivo intrauterino, anche in questo caso diciamo che i controlli sono gli stessi che si eseguono quando si inserisce un dispositivo intrauterino di routine, e quindi generalmente si procede a un controllo ecografico dopo la mestruazione successiva per escludere l'eventuale presenza di un dislocamento del dispositivo stesso. È importante sottolineare che la contraccezione di emergenza non può influenzare una gravidanza, già impiantata, e quindi non può causare un aborto. Le pillole per la contraccezione di emergenza non devono essere confuse, quindi, con le pillole che vengono utilizzate per l'interruzione legale della gravidanza, che sono, diciamo, di tutt'altro tipo. Mentre per quanto riguarda il dispositivo intrauterino, è chiaro che questo deve essere inserito prima di un eventuale impianto della gravidanza. Non vi sono rischi di aumento di gravidanze extrauterine con l'utilizzo della contraccezione di emergenza, né vi sono effetti su quella che sarà la fertilità futura, quindi non c'è nessun rischio di aumento di sterilità a seguito dell'uso della contraccezione di emergenza.
Non vi sono limiti di età per la sua assunzione, né limiti superiori né limiti inferiori. Qualora la donna possa essere a rischio di una gravidanza non desiderata, deve sempre poter accedere alla contraccezione di emergenza. La tempistica è molto importante. Tutti i metodi funzionano meglio se assunti sempre più vicini al rapporto sessuale non protetto. Quindi devono essere limitati tutti i ritardi per poter accedere alla contraccezione d'emergenza. E a tale proposito ricordiamo che recentemente è stata regolamentata la possibilità di accedere alla contraccezione d'emergenza con un Lipristal acetato direttamente in farmacia senza la prescrizione medica per tutte le donne di età superiore ai 18 anni e contemporaneamente è stata abolita la richiesta del test di gravidanza che prima invece era previsto. Quante volte si può assumere la contraccezione d'emergenza? In realtà non ci sono dati che indicano dei danni a seguito di un'assunzione ripetuta per più di una volta della contraccezione d'emergenza. Per quanto riguarda il levonorgestrel, questo può essere assunto anche più volte nell'ambito dello stesso ciclo, mentre per l'Ulipristal acetato, essendo un farmaco più recente e avendo meno dati disponibili, si raccomanda l'assunzione di una sola volta nell'ambito di un ciclo. È chiaro che qualunque volta la donna faccia richiesta della contraccezione d'emergenza, questo può essere un momento utile per poter parlare di una contraccezione di tipo routinario e anche della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. La contraccezione d'emergenza può essere utilizzata anche per le donne che allattano, sicuramente sì il levonorgestrel, nel caso dell'Ulipristal acetato, sempre perché abbiamo meno dati a disposizione, si raccomanda di sospendere l'allattamento per una settimana, mentre per quanto riguarda il dispositivo intrauterino questo può essere utilizzato, si preferisce però utilizzarlo almeno a distanza di 4 settimane dal parto.